Continuiamo oggi l'analisi dei sistemi cromatici. Dopo aver visto il sistema. Oh! Levate il cellulare. Dopo aver visto sistemi di produzione e sistemi di trattamento aria, vediamo ora il sistema di distribuzione, vero? La distribuzione è fatta quindi da una serie di tubi che raccordano il punto di produzione e lo distribuiscono nelle varie utenze. Qui abbiamo due possibilità di fare il sistema di distribuzione, come nel caso A ad anello, come nel caso B a pettine. Qual è il vantaggio del caso A e del caso B? Il caso A tende a stabilizzare la pressione su tutto l'apparato, creando, come vedete, è come mettere, diciamo, tanti rami in parallelo, va bene? Quindi stabilizzando la pressione, come nel caso B. Sì. Mentre nel caso a pettine si tende a privilegiare ovviamente le portate nei singoli rami, però la pressione non è uguale in tutti i circuiti, ovvero se in un ramo ho un maggior assorbimento di portata, la pressione in quel ramo risulterà leggermente diversa rispetto alla pressione degli altri rami. Ok? E quindi diventa. Mentre qui, nella soluzione A la pressione è uniforme su tutti i rami, mentre nel B la pressione non è uniforme. Però il B ha un vantaggio, innanzitutto economico, che ovviamente molte volte chiudere l'anello non è così facile. Secondo, diventa meno facilmente intercettabile, perché mentre nel caso B te intercetti il ramo e sei a posto, nel caso B devi intercettare l'andata e il ritorno, perché se chiudi solo l'andata, avendo. Nel caso A, se chiudi solo l'andata, il ritorno ovviamente risulta. Ragazzi, uno voglia richiamare l'imperio, io ne chiamo l'imperio. Io fo da me, sono artigiano e funziono molto bene. Ora basta. Anello. È la tipica soluzione che si utilizza nell'irrigazione, soprattutto quando si irriga, si vuole stabilire, se no c'è il rischio che la fioriera più lontano non riceva acqua e riceva l'acqua tutta la fioriera più vicino. Chiamala maglia, anello, tu la vuoi. Te però cosa fai nella soluzione A? Questo lo fanno molto gli idraulici, soprattutto nelle irrigazioni, di chiudere il circuito affinché si stabilizza la pressione, capisci? Il problema dell'A è, va bene, il problema di chiudere l'anello, che ovviamente ti deve andare in fondo e riportare in cima la tubatura. E il problema dell'intercettazione, anche intercettare il caso A, bisogna che tu chiuda da due parti, tu chiuda la mandata e il ritorno nel ramo problematico. La soluzione B è più semplice, tende a privilegiare non la pressione ma la portata, soprattutto se tu hai rami che hanno portate differenti. Ovviamente c'è il problema che la pressione nel caso B non è uniforme, quindi potreste avere l'utenza che ha, diciamo, che chiede meno portata, potrebbe avere meno pressione di quella dove c'ha più portata. No. Allora, qui in A tutti i rami hanno la stessa pressione, il circuito è un parallelo. Nel circuito B i rami hanno pressione diversa a seconda dell'assorbimento, più che assorbe meno pressione ha, chiaro? Eh? A pettine B. Soprattutto nel punto B, il ramo con più resistenza è quello più penalizzato, chiaro? Perché l'aria tende a passare dove c'è meno resistenza, chiaro? Cosa dobbiamo tener conto quando facciamo un sistema di distribuzione? Poi lo vedremo andando avanti. Dobbiamo tener conto di tre cose. Delle perdite di carico. Va bene? Perché chiaramente l'aria passando nei tubi dissipa una parte dell'energia per attrito.
Quindi le perdite di cario sono di due tipi: concentrate e si manifestano nelle curve, nei raccordi, nelle valvole, in tutte le variazioni di sezione. Sono punti dove si genera perdite concentrate. L'altra perdita è distribuita e si genera nel percorso fatto dall'aria, perché l'aria ovviamente camminando all'interno dei tubi per attrito dissipa una parte della propria energia. Di queste perdite ne devo tener conto perché se io voglio ovviamente una certa energia di pressione all'utenza e non tengo conto delle perdite, finisco per avere a livello pneumatico in fondo al ramo un'utenza che non ha aria sufficiente per poter sviluppare lavoro. Chiaro? Perché l'energia che si dissipa nel percorso finisce per mancare all'utenza finale. Quindi, quando io dimensiono l'impianto dell'aria, devo tener conto anche delle perdite che si generano nel circuito e compensarle con dei compressori o con una pressione a monte leggermente maggiore. Chiaro? Cioè, se io faccio il serbatoio a 9 bar, non avrò mai 9 bar all'utenza. Chiaro? Oppure posso avere un problema di portata, perché con una differenza di pressione diversa ho anche portate diverse. Chiaro? Un'altra cosa importante da tener conto nel circuito è la formazione di acqua. Perché malgrado abbiamo fatto un trattamento dell'aria, malgrado abbiamo un sistema di essiccazione, malgrado abbiamo una separazione di condensa, però può sfuggire una parte di vapore all'aria e si potrebbe accumulare nel percorso dell'aria. Quest'acqua, se si accumula nel percorso dell'aria, può creare due problemi. Il primo, nel periodo invernale, congelare e proprio otturare il passaggio. Inoltre, in alcuni casi potrebbe raggiungere il nostro attuatore e creargli ovviamente un problema di ossidazione. Per evitare questo si crea come delle sorti di variazione di pendenza, come delle buche, tra virgolette, in cui si viene eventualmente a formare la condensa e viene poi su questi messi degli scari a condensa, come vedete nel caso C, che poi permettono a quel punto di eliminare. Magari Quindi gli si fa fare uno scalino, si fa risalire, l'aria non riesce a risalire, perde l'acqua e ci viene messo uno scari a condensa, scondensa e poi lo elimina. Va bene? Questo è quanto. Sul sistema di distribuzione non c'è altro da dire. L'unica cosa importante è che prima di arrivare all'utenza finale abbiamo l'esigenza di... Allora, abbiamo o delle intercettazioni sulla parte distribuzione. Intercettazioni che permettono, come abbiamo detto più volte, di eliminare un ramo invece di un altro. Quindi le valve di intercettazione hanno il compito di bloccare l'eventuale flusso. Abbiamo poi le valve di domanda e pilotaggio, e queste le abbiamo ampiamente analizzate nel laboratorio, e hanno il compito di pilotare l'aria opportunamente a seconda delle esigenze di automazione, ed è quello che abbiamo fatto con FluidSim o comunque in generale con le esperienze di laboratorio. Abbiamo poi delle valvole di non ritorno, e anche queste le abbiamo viste, che sono qui in basso, chiamate anche unidirezionali. Durante l'interrogazione io vi proietterò dei componenti, delle immagini, voi dovete commentare, vero? Dovete riconoscere a cosa servono, cosa sono, dove si trovano, che funzione hanno, vero? Sarà un'interrogazione di competenza, no? Non di saperle cose a In che memoria, senso proprio. le trovano? In che senso le Dove le trovano? metti le valvole unidirezionali? Ah, Dove si trovano messe? Insomma, tra il compressore e il serbatoio, perché impediscono il ritorno indietro dell'aria quando il compressore è disattivato. Va bene? La valvola di ritorno, come vedete, permette il flusso solo in una certa direzione. Chiaro? Bene. Poi va bene, queste sono valvole che abbiamo già visto. Esistono anche regolatori di portata che vanno a regolare l'aria di passaggio, cioè che vanno a creare un'apertura opportuna dell'aria in funzione, sono cosiddetti strozzatori,
cioè variano la sezione di passaggio dell'aria, quindi variando la sezione di passaggio creano un doppio effetto, creano una perdita di carico concentrata, quindi riducendo il delta P riducono la portata e inoltre riducono la sezione di passaggio, chiaro? Ok, qui ne vedete riportate vari tipi, ok? Poi abbiamo eventualmente delle valvole di scarico. Le valvole di scarico servono, questo soprattutto ora con l'impianto frenante dei camion, quando io lascio il piede del freno, l'aria che è nell'impianto frenante deve essere messa a contatto all'atmosfera per sfrenare velocemente in mezzo. Qui, come vedete, la valvola collega il circuito con l'esterno, con una parte esterna che permette una facilità di evacuazione dell'aria immagazzinata nel circuito. Va bene? Cosa per esempio non avviene negli attuatori, cosa avviene anche negli attuatori, cioè l'attuatore quando si sposta a destra e a sinistra, la parte di dove si deve spostare l'attuatore viene messa in contatto, avete visto le valvole 5-2, con l'atmosfera, per liberare l'aria in eccesso. Poi ovviamente abbiamo visto anche le valvole di End e di Or, che sono qui sotto, va bene? Queste sotto sono valvole di End. Se l'aria non arriva temporaneamente da due parti, si chiude, finisce per chiudere e non fa passare l'aria. Le valvole di End vogliono l'aria da tutte e due, allora l'aria, la valvola rimane in equilibrio e riesce a passare. La valvola di End ha bisogno che le pressioni siano uguali. Chiaro? Entro certi limiti, ovviamente. Va bene? Prof, mi era così in mezzo che non davo molto di più. Ma nei semafori, come funziona? La parte elettrica questa è. In che c'entra l'elettrico e il pneumatico? No, è tutta un'altra cosa. Il segnale elettrico si è fatto l'anno scorso. Cioè, una cosa è la logica di controllo. Quando deve arrivare il segnale, cosa deve fare. Una cosa è il contenuto del segnale. Se è elettrico o pneumatico. Le semafori sono elettrici. Ovviamente è temporizzato, segui il tempo. Va bene? Ok, tra le varie valvole, eccola qua. Abbiamo dei temporizzatori. Allora, i temporizzatori possono essere o di tipo pneumatico come questo, o possono essere di tipo elettronico con un timer. Va bene? Quelli tipo pneumatico funzionano così, vedete? Finché l'aria non riempie questo volume, non spinge a sufficienza su questo e l'aria non passa. Quindi ci vuole un certo tempo perché lo si riempa, quando si è riempito spinge sulla valvola, apre e l'aria passa. Sono temporizzatori, diciamo, pneumatici, in cui ovviamente il tempo di riempimento del temporizzatore si può regolare opportunamente con la molla che vedete sotto. Quello che succede via via è la camera si riempie, aumenta di pressione fino a quando non vince la forza la molla, l'aria passa e viene ad alleggiare. Cioè, se si vuole aumentare di più, insomma, tu stringi la pressione, tu preari di più, tu aumenti il preario. Ok? Poi abbiamo delle valvole posizionatrici, vedremo sotto. Questo, come vedremo, servono per regolare gli attuatori. Non tutti gli attuatori hanno due sole posizioni, A e B, o A più e A meno, ma hanno anche le posizioni intermedie. Un attuatore potrebbe avere più posizioni di equilibrio. Potrebbe avere A1, A2, A3, A4, A5. In quel caso avete bisogno delle valvole posizionatrici a seconda di quale si apre e si chiude, riempano più o meno i volumi d'aria che permettono all'attuatore, poi lo vedremo meglio, di trovare la posizione di equilibrio. Chiaro? Cioè, l'attuatore non ha solo due camere, ma ne ha molte di più. E a seconda di come si combina il riempimento della camera, a seconda di dove lui si sposta. Chiaro? Va bene? Cioè, praticamente è fatto da uno stelo e più stantuffi. A seconda di dove arriva, a seconda di dove si sposta. È una combinazione di riempimento delle varie camere. L'aria entra da sotto, me lo vedi? Però poi raggiunge, a seconda di quale orifizio raggiunge, a seconda di quale combinazione
si genera nel riempimento delle camere e a seconda di come si sposta lo stantuffo. Cioè lo stantuffo non ha solo una posizione, cioè più stantuffi all'interno di uno stelo. Lo stelo si sposta nelle varie posizioni a seconda di quale combinazione d'apertura e chiusura valvole si genera. Poi lo vedremo meglio quando faremo gli attuatori. Ok? Va bene, le valvole 3.2 e 5.2 le abbiamo ampiamente viste. Mi raccomando, per venerdì fatevi lo schemino di come si rappresentano. Va bene, in modo della 3.2 e della 5.2. Quali componenti? 3.2 e 5.2. Solo quelle lì. Sì, e poi ci domandi. Le molle, il promatio, il pulsante. Ma quello può fare il simbolo a mano, una parolata, va bene. Il promatio è la freccia, la molla la sapeva fare. Il comando male, male, il fungo lo sapeva fare. Però è un po' un casino farlo cantare. Perché io sono abituato a vedere... Vedo se è collegato. E l'hanno detto anche loro, è uno degli esercizi che dovete imparare a fare. Dovete riuscire. Magari più in là di tempo quando si è fatto il problema. Intanto fate la prova, non è fino alla scuola. Si piglia un 3 a gratis, capito? Eh? Si piglia un 3 a gratis. Ma perché vi dite? Come ti ha studiato? Quando lei ci dà un esercizio, non lo so, lui può vedere questo. Avete due ore. Avete due ore. Abbiamo due ore con un foglio davanti, non con... Ok, cominciate a parare a casa, a fare il percorso e vedere dove... No, no, il circuito è quelli sapete. Non è che si fanno diversi. Allora, una cosa importante. Molte volte noi produciamo l'aria a 9 bar, però poi non tutte le utenze vanno a 9 bar. Ce ne può essere qualcuno, per esempio il carrozziere, che ha bisogno dell'aria a 3 bar. Come si fa? Ci si mette dei riduttori di pressione, ok? Ma cosa fanno i riduttori di pressione? Finiscono per strozzare opportunamente il passaggio dell'aria, creando una perdita opportuna di pressione, magari accumulandola sotto forma di energia elastica, perché viene diciamo caricata la molla, cioè come vedete c'è un piatto, c'è una molla precaricata opportunamente, l'aria che passa spinge la molla e dissipa parte della propria energia e passa, quindi accumula parte dell'energia nell'energia elastica, passa riducendo la sua pressione. Chiaro? Va bene? Va bene? Qui vedete l'aria ne passa solo una. Cioè, passando da questi riduttori di pressione, cosa fanno? L'aria dissipa parte dell'energia e quindi riduce la propria pressione. Ovviamente, tarando la molla più o meno, si regola la pressione, ovviamente, in uscita. Esistono poi anche gruppi chiamati FRLM, che sono più o meno la stessa cosa, con la differenza che, oltre a ridurre la pressione, finiscono anche per trattare, fanno anche una sorta di deumidificazione ulteriore dell'aria. Cioè finiscono anche per, oltre a essere regolatori di flusso, finiscono anche per regolare, cioè togliere l'umidità e eventualmente spruzzare olio e lubrificare sull'olio. Piano! Però ecco, quelle importanti, il gruppo FRLM, tolgono l'acqua, iniettano olio e riducono la pressione.